ricordo non può che essere indelebile, perché comunque mi ha accolto in un periodo per me non facile, calcisticamente parlando, e come ho detto per me è stata una persona fantastica, che dal tatto semplice, una persona che ha veramente con poche parole riusciva a trasmetterti dei valori importantissimi. Luca. Eusebio. Era bello quando una delle sue dei suoi detti era famiglia povera, azienda ricca, perché era una persona che non sottraeva risorse all'azienda, ma che invece investiva, reinvestiva, e ha fatto un'iniziativa diciamo mondiale di grandissimo successo. Dottore, sempre stato un uomo di grande sport, la bici, il ciclismo l'aveva nel cuore, era sicuramente lo sport preferito, ci ha dato molto, io ho avuto la fortuna di trovarlo e di poter lavorare con la filosofia Mapei, con la filosofia della famiglia Squinzi, ci ha dato veramente molto, ci ha fatto crescere prima come uomini più che con atleti, l'obiettivo era quello di inquadrarci più come uomini che come atleti. Ha fatto conoscere Sassuolo, che è una cittadina di provincia, l'ha fatto conoscere in tutto il mondo e tramite la produzione di un collante per le piastrelle, un collante valido e anche per il Sassuolo Calcio. Siamo in Serie A, il merito è tutto suo. Scusa, chiama Tony. Presidente Bocci.